Il sesso è una componente fondamentale del rapporto d'amore, in cui però al primo posto in assoluto per me nella vita c'è l'amore. La pornografia non è nient'altro che un atto, se visto nella maniera sana, nella maniera giusta, un atto d'amore. Secondo me il problema è di riscoprire il significato del sesso, della sessualità. Ha un significato o no? Freud, in fin dei conti, diceva che il desiderio sessuale è il più forte di tutti i desideri. La pornografia va gestita, la pornografia va portata avanti con la finzione cinematografica e va regolamentata e addirittura finanziata. La pornografia sta raggiungendo finalmente un pubblico di massa al quale essa è destinata. Miliardi è il fatturato dell'industria della pornografia in Italia. Accanto alle sale a luci rossa, alle riviste specializzate, è esplosa la voglia di videocassette porno. Tutelati più dalle leggi del mercato che da quelle del buon gusto, pornodivi e produttori hanno aperto anche al nostro paese le porte dell'immaginario erotico popolare. Ho la testa che gira soltanto perché... Vietato ai minori di 18 anni. I film a luce rossa non riescono a riempire più come un tempo le sale. Tuttavia, nelle grandi città come ad esempio Roma, ci sono dai 15 ai 20 cinema in cui si proiettano solo film porno. In molte piccole città di provincia, le uniche sale ancora aperte sono quelle che hanno in programma film pornografici. Se mi fermo un istante vicino ad un vecchio... È una storia d'amore, è un film che avevo intitolato Un folle amore e che poi ho dovuto recentemente cambiare perché la distribuzione ha preferito un titolo più forte, cioè il titolo Un folle amore era considerato un titolo, diciamo, soft in un certo senso. E quindi lo sto cambiando, ho cambiato il titolo in Attrazione carnale. È interessante questo, mi piace questo, un folle amore da una parte e attrazione carnale dall'altra, cioè ti indica un po' qual è il gusto del pubblico, perché il distributore in un certo senso rappresenta il gusto del pubblico e evidentemente il titolo Attrazione carnale contiene più un sapore più erotico, più stimolante forse, più forte, più hard. Invece si usa questa parola hard per definire il cinema pornografico. Per ora il dato è che la distribuzione, per esempio sia in America che in Europa, domanda in un film che ci siano almeno 6 scene di sesso, le chiamano, no? Cioè 6 situazioni erotiche, sempre però con coinvolgimenti tripli, quadrupli, capisci? Difficilmente accettano l'accoppiamento semplice, che invece io per esempio in questo film è tutto basato su queste due persone che si incontrano e si desiderano. Ci sono delle avventure intorno a questo edificio dove tutto questo si svolge, però è una situazione a due, una situazione di coppia. Questo naturalmente ha delle difficoltà di distribuzione grossissime, perché il distributore vuole invece un rapporto multiplo, vuole un'abbondanza di rapporti orali, anali, genitali, insomma, vuole l'eiaculazione, la eiaculazione esplicita, e questo gli dobbiamo dare, se no questo tipo di cinema non si svilupperebbe. Durante la settimana facciamo i film porno fino a venerdì, poi il sabato e la domenica facciamo i film normali, ma viene al cinema... Intorno alle 100 persone quando il film è normale, che se poi logicamente esponiamo Cicciolina oppure che ne so, una pornostar come Moana Pozzi, c'è più richiamo, insomma, si superano le 100 unità. L'incasso è poco, faccia una base di 350.000 al giorno. E questo quando facciamo i porno, quando facciamo il sabato e la domenica i film normali,
non incassiamo nemmeno 200.000 lire, per cui si tiene regolata. Le limitazioni che sono state date alla rappresentazione della sessualità esplicita in tutto il mondo hanno fatto sì che questo genere, chiamiamolo così, tardasse a ottenere il consenso sia del pubblico che degli operatori economici, finanziatori, distributori, produttori, attori, registi, insomma un consenso generale che si sta proprio verificando in questi anni, dove appunto abbiamo ottenuto un consenso che ormai non si può più negare. Comunque questo ha fatto sì che la distribuzione di un film pornografico fosse difficile e quindi, poiché si rischiavano sequestri, si rischiava quindi di perdere, diciamo, il denaro investito, ovviamente si cercava di investire il meno possibile. Investendo il meno possibile sappiamo tutti che insomma un film, oggigiorno riuscire a realizzare un film con meno di un miliardo non è un'impresa semplice, e tu considera che il costo di questo film è sui 50-70 milioni, tu vedi l'enorme difficoltà che noi abbiamo nel realizzare questi film, che devono essere realizzati, quindi questo è impiegato 5 giorni, devo fare una storia d'amore in 5 giorni, cosa posso fare d'altro? Questo è il dato della realtà. Non esiste nessuna legge in Italia che consideri la pornografia in quanto tale come illegale, quindi siamo nella legalità. Ciò che è considerato illegale dal nostro ordinamento giuridico è l'eventuale offesa al comune senso del pudore. Bisogna naturalmente stabilire quale sia questa offesa e quale sia il comune senso del pudore. La legge che ha stabilito questa offesa, che ha cercato di chiarirla, è una legge del 1930. Da allora ad oggi il comune sentimento del pudore ha avuto degli sviluppi che noi tutti conosciamo, e quindi oggi non si può più dire la pornografia offende il comune sentimento del pudore, perché esiste una sentenza della Corte di Cassazione abbastanza recente, dell'autunno dell'87, che ha chiarito come sia lecito da parte del proprietario di sale cinematografiche proiettare film pornografici, purché la dicitura di film per adulti o a luce rossa o pornografico o X, come lo si vuole chiamare, sia chiara e leggibile, in modo che il pubblico che entra in queste sale cinematografiche, sapendo cosa va a vedere, non può più ritenersi offeso del suo comune sentimento del pudore.